beat on the watch and that stopped ticking. Long gone in the roofs of sail. In my hand I carry my head and the minor gods are staying. Le locali del Gaetano Paolin Legnaro in divisa nera, allenate da Carlo Alberto Busi e Federico Gottardo, schierano il capitano Alessandra Ceola alzatrice, Elena Pittarello posto, Barbara Gagliazzo e Vanessa Viel schiacciatrici, Serena Ometto e Marinella Maniero centrali, Federica Bertipaglia libero. Le ospiti dell'Last Time Volley Fratte in maglia gialla, guidate da Antonio Civiero e dal secondo Marco Rubeca, giocano con Sara Gazzola alzatrice, Elisa Voltano posto, Arianna Micheletto ed Elena Rulli schiacciatrici, il capitano Loredana Marcato e Martina Cabrele centrali, Cinzia Callegaro libero. Partenza davvero brutta delle ospiti, contratte e fallosi in ricezione, incapaci di costruire efficaci azioni offensive a tutto vantaggio del Legnaro, che accumula un ampio margine sul 10-2, forte di una ricezione affidabile, un buon muro e un solido assetto difensivo. Coach Civiero rinforza la seconda linea inserendo la giovane Elisa Pierobon per la Rulli, in chiara difficoltà. Le giallonere del Fratte entrano in partita accorciando il distacco sul 15-10, ma il Legnaro mantiene saldamente il controllo del gioco, colpendo con le bordate di Barbara Gagliazzo e con le felici azioni delle centrali Ometto e Maniero. Nonostante i tentativi di Marcato e compagni, il vantaggio delle tutto nere di casa non scende mai sotto le 6 lunghezze. La Rulli, rientrata nel finale, va a segno da posto 4, ma l'ennesimo errore in ricezione del Fratte e l'attacco vincente di Serena Ometto danno il primo set al Legnaro. L'avvio della ripresa vede un netto miglioramento delle ospiti, che murano con la Cabrele gli attacchi avversari, colpendo in contrattacco con Micheletto, Rulli e Marcato. Indietro sul 4-1 le padrone di casa dimostrano grande grinta e unione di gruppo, doti importanti delle tuttonere, producendo una veemente reazione che le porta prima sul 5 pari, quindi in vantaggio sul 9-5. Oltre a ricezione e difesa quasi impeccabili, la differenza in positivo per il Legnaro è data dal buon rendimento in attacco di Barbara Gagliazzo e dal valido apporto a muro delle centrali, con la Maniero in bella evidenza. Stimolate dal tifo del pubblico amico, le locali riprendono il controllo dominando la seconda metà della frazione. La ricezione del Fratte è in costante affanno, le ospiti sono troppo fallosi in attacco e statiche in difesa per resistere alle arrembanti azioni del Legnaro, che, spinto da Maniero, Ometto e dall'ottima Gagliazzo, allunga sul 24-15, conquistando anche il secondo set per 25-18 col muro vincente di Marinella Maniero sulla Marcato. Le battute iniziali del terzo parziale confermano la prevalenza del Legnaro, che pur sbagliando qualcosa in ricezione, si avvantaggia sul 7-3, sfruttando la confusione e l'imprecisione del Fratte in fase di ricostruzione. Nel momento più difficile, le ragazze di Civiero si stringono le une alle altre, ricordandosi di essere prime in classifica. La reazione delle giallonere non si fa attendere. Grazie alla decisa crescita nei fondamentali di seconda linea e ai contrattacchi efficaci di Loredana Marcato e di una Micheletto in versione super, la Style raggiunge le locali sul 7 pari. Il Legnaro inizia a sbagliare in attacco e a far cadere qualche pallone di troppo in difesa. La gara cambia volto. Dopo una lunga fase con le squadre punto a punto, le padrone di casa cedono di schianto, fallendo 4 attacchi consecutivi che proiettano il Fratte sul 23-19. Le ospiti colpiscono ancora dal centro con la Marcato, poi la Gagliazzo ricade male dal muro infortunandosi alla caviglia sinistra. La palla resta nel campo del Legnaro e il Fratte vince per 25-20 il terzo set. Nel Legnaro la banda numero 3 Stefania Boscolo sostituisce la sfortunata Gagliazzo. La Style conferma i progressi del set precedente, dimostrando maggior determinazione e regolarità rispetto alle prime due deludenti frazioni. Per contro, le ragazze di casa smarriscono sicurezza e precisione, risentendo soprattutto a livello mentale dell'improvvisa mancanza di Barbara Gagliazzo, elemento cardine dell'attacco tutto nero. Il Fratte capisce di avere in mano la chiave del match e cambia marcia, piazzando una serie di muri e contrattacchi vincenti con la Marcato, irresistibile con la Fast e con la grintosa Micheletto. Le ospiti prendono il volo sul 18-12, mentre il Legnaro scompare, subendo ancora le azioni offensive di Martina Cabrele e Arianna Micheletto, la migliore in campo. Coach Busi opera diversi cambi per scuotere le sue, ma è tutto inutile e la combattiva Vanessa Viel non basta a fermare il treno in corsa dell'Last Isle, che si aggiudica il quarto parziale per 25-22 col contrattacco bello e fortunato dell'ottima Micheletto.
Il set decisivo parte subito in salita per le ragazze di casa, i cui volti lasciano trasparire chiaramente sconforto e delusione per non aver saputo capitalizzare i primi due set vinti nettamente. Il fratto invece, carico e agguerrito, prende il comando sul 4-2, spinto dai colpi d'astuzia ed esperienza di Elisa Voltan. Poi allunga sul 6-3 in virtù dell'ennesimo contrattacco vincente di Arianna Micheletto. Si cambia campo con le ospiti in vantaggio di 4 punti. Il Legnaro continua a sbagliare in difesa anche su palloni facili e in attacco, sembrando un'altra squadra rispetto a quella ammirata nella prima parte del match. La giovane Vanessa Viel, classe 90, tiene vivo l'attacco tutto nero, confermandosi la più positiva dopo l'uscita della Galeazzo, ma le ospiti controllano agevolmente la partita, mettendo a segno i colpi decisivi con Martina Cabrele e col mani fuori di Elisa Voltan, che dà la vittoria alla Style Fratte, fissando sul 15-8 il finale del tiebreak. Questa sera abbiamo fatto una bella partita fino per i primi due set e poi noi siamo calate un pochettino, loro sono cresciute, c'è stato un piccolo infortunio, però sono fiduciosa, il campionato è ancora lungo e la squadra c'è, abbiamo una bella squadra soprattutto, siamo molto unite. Ci siamo un po' adagiate in generale. E dal terzo set il quarto non ci si è riprese, il quinto è andato comandato, forse sì, dovevamo metterci qualcosa in più, crederci un po' di più, anche perché 20 giorni fa al tie break da 14 a 9 siamo andati a vincere lo stesso, sto sabato non è andata nello stesso modo. Siamo calate soprattutto nella velocità di uscita della palla del nostro palleggiatore, loro ci hanno preso le misure a muro e non siamo più riusciti a giocare con la stessa scioltezza che giocavamo i primi due set. A questo si aggiunga il fatto che l'attaccante più forte si è fatta male la caviglia e lì abbiamo pagato ulteriormente il fatto che la palla viaggiasse più leggera, più lenta. Poi siamo proprio calate anche fisicamente sotto il profilo atletico. Nel quarto e soprattutto nel quinto set non c'eravamo proprio più, fisicamente eravamo cotte. I primi due set abbiamo giocato molto male, eravamo tese. Avevamo paura di fare il nostro gioco, di metterci, di confrontarci. Dopo a un certo punto la partita è girata, forse perché abbiamo visto che a noi i punti ci servivano per la classifica e abbiamo iniziato a lottare e a credere in noi stesse. E punto su punto siamo andate avanti. Sì, adesso siamo prime in classifica con 2 punti di vantaggio, però io credo che questo non significa quasi niente, perché ci aspettano 3 incontri difficili contro le 4 inseguitrici, per cui non è finita qua, dobbiamo crederci veramente fino alla fine, perché questo campionato si sta rivelando molto molto difficile e con qualsiasi squadra si rischia, se non siamo completamente concentrate, di perdere punti per strada. Credo che sarà un testa a testa con Legnaro per il primo posto fino alla fine del campionato. Quello sono veramente un'ottima squadra, venivano da 12 vittorie consecutive, credo che questo la dica tutta. E poi penso che in questo girone ci sono, purtroppo è molto equilibrato anche verso l'alto, ci sono altre squadre che possono ancora rientrare nei giochi, c'è l'Arzignano, c'è il Medoacus e anche il Carinattese, occhio, perché è l'unica sconfitta che poi abbiamo subito nel girone di andata, e quindi sono tutte formazioni da prendere un po' con le pinze, però devo comunque complimentarmi con le ragazze per stasera per la reazione che hanno avuto e faccio in bocca al lupo per il resto del campionato a tutti, grazie.